Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo il cuore di tutto il Vangelo, la bella notizia che Cristo è risorto per assicurarci che la vita è più forte della morte, che l'amore è più forte dell'odio. Per accogliere con frutto questo gioioso annuncio, invochiamo il perdono dei nostri peccati. Preghiamo il Signore. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazaret, il quale passò benedicando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Fratelli, se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Aleluya.
ricantato è un modo per dirci, dire da cristiani, il cosiddetto Buona Pasqua, perché con l'Alleluia, oltre che lodare il Signore, noi esprimiamo la gioia di quello che oggi abbiamo di nuovo risentito, cioè Gesù ha vinto la morte, Gesù è stato più forte dell'odio, della vendetta, della sopraffazione, e ha fatto trionfare la bellezza, l'amore e la vita. Quindi, ecco, questo giorno di Pasqua mi sembra bello e importante, e riappropriarci brevissimamente, perché di due cose della solennità di Pasqua. La prima cosa riguarda Gesù e quindi la nostra fede in Lui. La seconda cosa riguarda noi. In fondo, se proviamo un po' a ripensare le letture, praticamente sono state scelte in questo modo. Innanzitutto si parla di Gesù, la prima lettura, il Vangelo, e poi si parla anche di noi, la seconda lettura. Qui dice voi, se siete voi, dovete, e così via. Allora, la prima cosa riguarda noi, riguarda Gesù, la persona di Gesù e la nostra fede in Lui. E che cosa ci viene ridetto oggi? Una cosa che di per sé per noi cristiani è scontata, però è talmente scontata che si rischia di perdere un po' la consapevolezza. Faccio l'esempio: è scontato che c'è l'acqua, che con l'acqua si beve, si lava e così ci si rinfresca. È scontato. È talmente scontato che non ci rendiamo neanche più conto che abbiamo a disposizione l'acqua portata di mano. E allora ogni tanto bisogna prendere di nuovo coscienza: ma guarda che bella l'acqua, ma guarda quanto è presente quando si ha sete e non si ha qualcosa da bere, quanto è veramente buona l'acqua. Oppure quando manca l'acqua non ci si può lavare, quanto è preziosa l'acqua. Ecco, così la stessa cosa per quanto riguarda Gesù risorto. È normale che è risorto, per noi è tutto scontato. Però dire che Gesù è risorto significa credere che Lui è il vincitore di tutto ciò che sa di male, che sa di morte, che sa di buio. Lui è superiore, è più forte. L'altro giorno, bellissimo episodio, lo dico tanto, nessuno conosce questa persona, quindi non posso permettere di dirlo. L'altro giorno è venuto a parlare, a chiedermi un consiglio, un giovane che, non vi dico tutto quanto perché sennò diventa lungo, che ha a che fare con qualcosa che gli incute particolarmente paura, perché nella sua casa, uno studente dove sta vivendo, un universitario, una cosa un po' strana, eppure si è preso talmente tanto dalla paura che vorrebbe lasciare quella casa cambiata e così via. Ebbene, con la consapevolezza di quello che celebriamo oggi, cioè che Gesù è più forte, è superiore, vince ogni forma di male, di morte, di buio, di odio. Con questa consapevolezza è possibile anche affrontare le paure più tremende e vincere, perché so che se io sono con il Signore, unito a Lui, nella fede di Lui, non c'è niente che mi può terrorizzare, non c'è niente che è più forte di Lui. Ecco, oggi noi celebriamo questo dicendo che Gesù è risorto. Hanno tentato di soffocarlo, di metterlo a tacere, di schiacciarlo, di chiuderlo addirittura in un sepolcro. Adesso basta, stai lì. È uscito fuori. E ha fatto trionfare il bene, ha fatto trionfare quello che lui era, quello che lui insegnava e predicava. Quindi, celebrare la risurrezione di Gesù significa dire: Gesù, noi crediamo, ho di nuovo ricapito, che la tua luce splende sempre, anche se ci fossero le tenebre più buie di questo mondo. Nessuno vincerà la tua luce, il tuo amore, nessuno. E sono sicuro, siamo sicuri di questo,
così potente, così efficace in noi, se la lasciamo un pochino troppo, diciamo, perdere in noi stessi, nelle nostre conoscenze, tra le tante nostre conoscenze. La seconda cosa, quindi ancorare, riancorare la nostra fede in Gesù risorto, seconda cosa è per noi personalmente, la seconda lettura vi dicevo, se siete morti con Cristo, anche voi risorgete, anche voi siete risorti. Ma cosa significa essere risorti? Cioè, di Gesù sappiamo, ma per noi che ancora siamo in questa vita terrena, anche perché noi siamo morti, però pensiamo a noi che siamo nella nostra vita terrena, cosa significa essere risorti? Siamo già risorti, anche se ancora non siamo morti? È possibile che siamo già risorti, che possiamo essere già risorti, anche se non siamo passati dalla morte fisica? Certo che è possibile, anzi, abbiamo parecchio bisogno di essere aiutati continuamente a risorgere, non tanto dalla morte fisica, quando toccherà anche da quella, ma da altre tante morti che ci toccano nella nostra vita. E allora, per, diciamo, esplicitare quest'altra verità pasquale che riguarda noi, a me piace, il risultato è veramente bello, leggere quel testo che è stato messo là, su quella pergamena. Forse è stato letto, forse l'abbiamo già letto personalmente, non lo so, però nel giorno di Pasqua mi sembra proprio molto molto significativo e bello, perché ci fa capire, dire cosa significa per noi oggi, da persone che siamo ancora in vita, essere toccati dalla risurrezione. Significa tante cose, le leggo. Gesù, leggo questa pergamena, Gesù è nel sepolcro, è entrato nella tua morte e anche nel tuo sepolcro, là dove sei, ti sei chiuso, rinchiuso, rintanato, là dove ti sei rifugiato, deportato, deprivato, tante situazioni, là dove vivi vinto, morto, sepolto, là dove vivi ferito, bendato, con il sudario pieno delle tue lacrime e del tuo sangue. Morto anche nell'anima, senza speranza, senza passione, senza futuro, senza gioia, senza Dio. Tantissime situazioni che possono forse diventare anche dei volti concreti di nostre situazioni, oppure di persone che vivono questo, in questa condizione. Solo Gesù risorto può spostare quella pietra che ti chiude, quel macigno che ti pesa sul cuore. Solo Gesù risorto può spalancare il tuo sepolcro, solo Lui può aprire il tuo cuore, solo Lui lo può liberare per sempre da quello che lo fa morire. Ancoriamoci a Gesù, soprattutto quando ci sembra che non c'è più niente che ci può aiutare, che ci può dare un po' di luce, un po' di speranza. Solo Lui può guarire, risanare, salvare la tua anima. Solo Lui ti fa risorgere. È il giorno della risurrezione anche per te. È il giorno della gioia anche per te. Ecco che sia allora questo giorno di Pasqua un giorno in cui lasciamo cadere quello che ci ha fatto
perdere l'entusiasmo. E riusciamo. Riusciamo non perché ci vogliamo un pochino così illudere, chiudiamo, facciamo un po' finta di, ma usciamo perché abbiamo la certezza che Gesù ha vinto ogni modo e ancorandoci a Lui possiamo riprendere con entusiasmo ad amare, a perdonare, a servire, anche se forse siamo stati delusi perché abbiamo visto ma io poi quando ne ho avuto bisogno non mi hanno aiutato, ma hanno approfittato di me, allora non voglio più. Possono entrare, possono generarsi in noi queste situazioni in cui diciamo non è più possibile fare così come Gesù ci ha insegnato, come avreste sperato che si potesse vivere. Oggi Gesù risorgendo ci assicura che è possibile invece vivere così, che è possibile continuare ad amare come Lui ha amato, perché trionfa la vita e l'amore, non l'interesse, non la sopraffazione, non l'egoismo. Ecco, questo noi lo vogliamo dire con forza, rinnovando di nuovo la nostra fede in Gesù risorto, nel Padre e nello Spirito, e lo facciamo secondo la formula delle promesse battesimali. Ci mettiamo allora in piedi, diamo la nostra adesione di fede a quello che io vi chiedo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, la nostra forza. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, oggi siamo raccolti per acclamare Cristo risorto. Egli è vivo e opera in noi. Chiediamo di poter collaborare all'edificazione del Regno di Dio in piena adesione al suo volere. Preghiamo allora insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, porti al mondo attuale che geme tra tante contraddizioni e paure il solo vero messaggio di speranza, quello della Pasqua. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la società del nostro tempo, scompaiano odio e divisione e splendano pace e riconciliazione, doni del risorto. Preghiamo. Per i cristiani che nel battesimo si sono rivestiti di Cristo, sentano il desiderio di farlo fruttificare per il bene della Chiesa e della società. Preghiamo. Per i malati e i sofferenti, la Pasqua li aiuti a vivere la sofferenza, la luce del risorto. Preghiamo. O Padre, Dio della gloria, che conosci i nostri cuori e scruti le nostre menti, sostienici nel nostro desiderio di rinnovamento spirituale alla luce della Pasqua e rendici degni di essere salvati per Cristo nostro Signore. Thank you.
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Per quanto riguarda gli avvisi della settimana, potete ritrovare sul foglietto in fondo, vi segnalo in particolare il cambio di orario della messa serale, che diventa alle 18:30. Domenica prossima, essendo la prima domenica del mese, ci sarà anche l'ora di guardia prima della messa, e poi riprendono con gli incontri soliti, compresa la Lectio Divina. Poi, sempre prima della benedizione, vi segnalo che è uscito il nuovo numero molto bello del giornalino del Carmine. Penso che sia in fondo alla chiesa, si possa ricevere qui alla porta, quindi vi invito a sfogliarlo. Riceviamo in forma solenne la benedizione del Signore, che è anche l'insieme dei tanti auguri che come cristiani riceviamo e ci facciamo. Il Signore sia con voi. In questo santo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della vita immortale. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Nella gioia del Cristo risorto andiamo in pace e portiamo la fede nel Cristo risorto. Alleluia, alleluia. Grazie a Dio, alleluia, alleluia. Buona Pasqua.